siamo nuovamente, attenzione, attenzione, Don, visto l'imprevisto, abbiamo dei ragazzi giovanissimi, ormai abbiamo preso gusto ad avere giovani talenti. Ben trovato, Don. Grazie Anna Maria, ben trovata anche a te e buona domenica a tutti voi e a questi nostri carissimi ospiti. Eccoli qua, io intanto li presento, Michelangelo Fusillo e Michele Russi. Ben trovati da Carpino in collegamento. Grazie. Allora Don, tu li conosci proprio dal vivo, così come erano le relazioni prima della quarantena. Noi ormai ci accontentiamo degli incontri virtuali, però è sempre bella questa occasione perché parliamo di musica, parliamo di talenti. E tu che insomma li conosci meglio di noi, presentaceli. Bene, allora intanto, come hai già detto, Michelangelo e Michele sono due giovani di Carpino, della comunità di Carpino, quindi approfittiamo oggi per mandare un grande saluto a Carpino, che se non mi sbaglio è una di quei pochi comuni, che non ha nemmeno un contagio, vero? Sì. Ad oggi non ha nemmeno un contagio, quindi ci auguriamo che la cosa resti così. Però i carpinesi sono comunque contagiosi, ecco. Contagiosi di gioia, di allegria, di musica, perché adesso ci diranno Michelangelo e Michele che loro fanno parte di un gruppo, i Taranta Folk, ai quali tra l'altro noi spesso facciamo riferimento per l'animazione dei momenti delle feste diocesane, sia di Azione Cattolica, della Pastorale Giovanile. Proprio loro avrebbero dovuto animare la giornata diocesana dei giovani che avremmo vissuto a Rodi il 29 di marzo. Poi, per queste restrizioni, ovviamente, siamo stati costretti a rimandare la festa, non a cancellarla per sempre, ma a rimandarla. Per cui, ecco, la prima cosa che vorrei chiedervi, caro Michelangelo, caro Michele, decidete voi, ecco, raccontateci un po' questo gruppo, salutate anche il resto dei componenti che non sono qui, perché non siete solo voi due, ce ne sono anche altri. Vai, Michele. Allora, noi siamo nati a febbraio 2017, come una prima formazione, ma nel corso del tempo abbiamo subito dei cambiamenti perché sono entrati, ma anche sono usciti diverse persone, tra questi anche le ballerine che sono di Cagnano Varano, sono le uniche ragazze insieme a Norma Vallese, che è la cantante del gruppo, l'unica voce femminile da poco entrata, che sono di Cagnano e di Vico del Gargano. Il resto invece, io, Michelangelo e Francesco Di Perna, che è il chitarrista, siamo tutti di Carpino e da sempre, come già anticipato Don Salvatore, siamo legati particolarmente alla parrocchia, quindi al gruppo giovani parrocchiale, ai nostri sacerdoti ai quali va il mio ringraziamento perché ci hanno sempre sostenuto e ci hanno sempre incoraggiato nelle scelte, quindi davvero sono loro che ci hanno lanciati, tra virgolette, in un futuro migliore, ecco così. Noi, i Taranto Folk, abbiamo fatto diverse iniziative, siamo stati a San Ferdinando di Puglia quest'anno con un progetto della Proloco, siamo stati negli anni precedenti anche alla Sacra delle Fai, in Valpolicella, a San Giorgio, e quest'anno abbiamo tenuto un'intervista per Gargano TV per raccontare appunto la vita e la carriera artistica del maestro Antonio Piccinino, che è, diciamo così, il patriarca della musica popolare del Gargano, in particolar modo quella di Carpino. E quest'anno purtroppo abbiamo annullato diversi appuntamenti, tra questi anche quello appunto della giornata dei giovani che si doveva svolgere a Rodi Garganico, e quindi purtroppo abbiamo deciso di invocare San Michele, ecco così, per far sì che almeno lui potesse aiutarci nel sconfiggere questo brutto periodo. È da qui che è partita l'ispirazione per la canzone, per il nostro primo brano inedito, che prende il nome appunto Santo Michele Mio, questo è l'anno della pandemia, appunto San Michele Mio, questo è l'anno della pandemia. Ecco, la traduzione c'è stata anche per chi vive al nord. Il santo lo conoscono tutti, quindi non c'è
un santo locale di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di San Michele Arcangelo. È interessantissimo anche il testo, ma la particolarità di questa canzone, ma anche di tutte le vostre opere, è proprio il sound, che è sicuramente particolare, forse ecco, un po' più lontani da noi, non tutti lo conoscono. Michelangelo, l'idea del testo, come l'avete scritto? Quante mani eravate? Eravamo, delle mani non se ne potevano contare, ne erano solamente due, perché eravamo dietro degli schermi. Fin quando un giorno Michele mi ha detto: Michelangelo, c'è bisogno di chiudere questa canzone. Ho detto: ok, dai, facciamo un qualcosa di legale, vieni un attimo a casa e finiamo di scrivere questo testo. Abbiamo scritto e appena è iniziata la fase 2 abbiamo registrato questa canzone, che sta andando molto bene per i nostri standard. Siamo dei ragazzi che vogliamo solamente divertirci, quindi non ci interessa essere famoso, avere successo. Sound è un argomento molto vario in tutte le altre tipologie di musica, ma nella nostra è diverso, perché è un sound che ci accompagna fin dalla nascita. Noi cresciamo con questo sound, come già sappiamo, gli artisti della nostra terra, e ci accompagnano dalla nascita fin quando poi noi non cresciamo con questa musica e vogliamo interpretarla in modo nostro. È un ciclo continuo che purtroppo piano piano sta terminando. È una sorta di preghiera, Don? Beh sì, intanto teniamo conto che nel DNA dei carpinesi, ma in generale forse degli uomini e delle donne del sud, il sound del folk, diciamo, no? della cosiddetta taranta, no? Che ormai è famosissima in tutto il mondo, quindi immagino che un po' in Italia sappiano chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, e poi soprattutto perché c'è una tradizione tutta carpinese, che è il Carpino Folk Festival, che, come diceva Michelangelo, sì, sta vivendo forse un periodo di difficoltà, anche perché con la morte dell'ultimo dei cantori, no? Di Carpino, chiaramente si è chiuso un capitolo grande. Adesso tocca a loro, ai giovani, continuare, sapendo comunque che hanno l'attenzione di grandi nomi come Bennato, come Desio, come d'Episcopo, cioè voglio dire, gente che comunque ha fatto la musica, fa la musica in Italia e ha un legame fortissimo, quasi viscerale, con Carpino. Per cui anche l'augurio che vi facciamo, caro Michele, caro Michelangelo, è di continuare. Il fatto che oggi abbiate scritto in questi giorni il vostro primo testo inedito ci fa capire che magari sono maturati i tempi per cominciare a produrre musica, oltre che riproporre, fate bene perché bisogna conservarla e custodirla, la tradizione già presente. E poi ci dice anche che magari tempi come questi, è vero che sono dei tempi dai quali dobbiamo augurarci presto di liberarci, però possono diventare occasioni anche di gestazioni importanti come questa canzone. Ecco, si invoca il santo anche per questo, San Michele. Allora, Carpino è bellissima anche da visitare, so che c'è un tramonto particolare lì, giusto? Mi sbaglio? Sì, un tramonto stupendo. Sì. Noi ci siamo stati, Don, con un programma sempre prodotto da Padre Pio TV, andata e ritorno, e ci siamo soffermati anche a tavola, quindi c'è di tutto. Si trova tutto, la musica, i giovani, belli come loro, talentuosi. Noi invitiamo tutti ad andare sul vostro canale YouTube, c'è anche una pagina Facebook, ragazzi, potete invitare voi alla ricerca e all'ascolto. Noi abbiamo una pagina Facebook, un profilo Instagram, un canale YouTube, a breve saremo disponibili anche su Spotify, stiamo aspettando le giuste autorizzazioni che ci vengono appunto concesse. E per il resto le nostre pagine sono gestite dalle nostre ragazze, da Giorgia, da Melissa e da Annalisa Grossi, al quale va il mio ringraziamento per aver curato insieme al prof Monaco e ad Elisabetta Columbs il progetto appunto di San Michele, perché Annalisa è stata colei che ci ha raccontati, quindi si è improvvisata scrittrice per raccontare
la nostra storia e soprattutto il legame che c'è tra il nostro gruppo e San Michele, quindi un legame di fede e musica. Sono tre componenti e due hanno il nome di Michele. Quindi, c'è un legame battezzati. Va bene. Ce lo fate allora così, approfittiamo in diretta, non ce lo facciamo fare un pezzettino proprio così soltanto, soltanto voi magari, soltanto sì, noi sì. Abbiamo la possibilità poi di ascoltare magari intanto mentre vi preparate per suonarci qualcosa in diretta approfittiamo per salutare i due sacerdoti a cui avete fatto riferimento prima, no? Quelli attuali che sono Don Tonino Di Maggio che è il parroco e Don Michele Abatantuono che è il vicario parrocchiale e approfittiamo per fare gli auguri alla città perché domani è la festa patronale, quindi avrete questa festa il 18 di maggio appunto domani che è la festa patronale di Carpino, San Cirillo, quindi auguri e auguri proprio, sarà sicuramente una festa particolare ma con la musica non mancherà il vero senso della festa. Certo. Allora San Michele direttamente dalle voci di Michelangelo e Michele. A voi e grazie di tutto, grazie per aver partecipato a questo imprevisto. Auguri, eh. Qua c'è da ballare, Don. Va bene, allora mi vado a preparare. Via. Vai Michele, lecci tu questa gioia. So blu gargane gesta inusante, venute da lontane per tutte quante. Yesam che l'arcangelo la potente fai una grazia e faccia sta contenta a ci dallo diavolo di questo tempo e fallo con la spada tanta potente santa Michele mia questa è la pandemia a vanno vengo solo all'anno che viene che na vaglione santa Michele mia questa è la pandemia a vanno non ci vengo per niente l'anno che viene ci stengo per sempre. Speriamo di ritornarci e di stare sempre. Bellissima, è troppo bella. Grazie Michele, grazie Michelangelo. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Crepi, grazie.